Siamo subito in collegamento con Paola Picerno, la nostra palleggiatrice. Allora Paola, una sconfitta ci poteva anche stare, che cosa è mancato però quest'oggi all'MG? Ma sicuramente più determinazione, loro ne hanno avuta più di noi e quindi hanno chiuso la partita a loro favore. Sono state forse più concentrate nei momenti topici, qualche errore di troppo in battuta? Sì, loro hanno battuto decisamente meglio di noi, noi abbiamo sbagliato tanto al servizio e questo ha facilitato il loro gioco. Nel cambio palla forse è mancato qualcosa nella nostra formazione, perché le fasi sporche di gioco sono state vinte da Falconara. Sì, forse poca incisività. Eloquente il viso di Paola Picerno, che voi sicuramente potete anche non vedere. Vediamo di raccogliere qualche altra dichiarazione in casa MG Engineering Marsala. Ci avviciniamo al nostro capitano Alessandra Casoli, ai nostri microfoni. Non sono bastati 25 punti, Alessandra, per poter portare magari un punto da questa trasferta. Lasciando stare la tua prestazione personale, che cosa è mancato quest'oggi all'MG? No, in effetti non è che mi interessa la prestazione personale. Purtroppo è mancata un po' più di convinzione, perché alla fine ce la siamo giocata, i set sono stati tirati, loro sono una buona squadra, non è che sapevamo di non venire qui a fare una passeggiata e niente, all'ultimo ci è mancata più determinazione, diciamo, gli ultimi punti. Ecco, ho detto che abbiamo avuto parecchie difficoltà nelle fasi sporche di gioco, il cambio palla sicuramente in alcuni frangenti non ha funzionato bene, soprattutto nei palloni un po' più giocati, più lottati. Qualche ricezione loro sbagliata che si poteva trasformare in punto nostro, così non è accaduto. Sì, comunque loro sono una squadra che difende parecchio e quindi sai, contrattaccare 3-4 palloni, insomma uno va in affaticamento, però sì, dovevamo avere più determinazione e chiudere, come dici tu, contrattacco. Una sconfitta che però ci sta sicuramente, il Falconara non è una cattiva squadra, abbiamo giocato contro la terza in classifica, una sconfitta che può sicuramente essere però ripresa tra 7 giorni quando avremo il derby contro i Mestieri. Ma sì, sicuramente, loro sono un'ottima squadra, andranno nei playoff, quindi non è che abbiamo giocato contro l'ultima in classifica, non è perso nulla, noi ci rifaremo, mancano ancora 5 partite, quindi ci rifaremo sicuramente, l'importante è pensare positivo e non alla sconfitta di questa sera che ci poteva anche stare. Grazie al nostro capitano, vediamo di raggiungere un'altra nostra giocatrice, lo facciamo con Nellina Mazzulla, che si concede ai nostri microfoni, anche se sicuramente il viso parla chiaro. Parecchia delusione, Nellina? Sì, tantissima, perché comunque venire qui e prendere almeno dei punti sarebbe stata la cosa più importante. Purtroppo non è andata così, non abbiamo giocato una bella partita. Sinceramente non mi spiego neanche tante cose, però loro hanno giocato davvero bene, forse ci hanno creduto sin dall'inizio più loro che noi e il risultato è questo purtroppo. Le tue compagne precedentemente intervistate hanno detto che è mancata forse maggiore convinzione nei momenti importanti della partita. Sì, infatti quello che ho detto adesso è che loro avevano una marcia in più in difesa, non hanno sbagliato quasi nulla, cosa che invece noi magari avevamo un po' il freno a mano tirato e questo ha compromesso tutta la partita sin dall'inizio. Quindi ha compromesso la partita ma non sicuramente il campionato, mancano 5 giornate, riprendiamo subito il cammino perduto contro 3 Mestieri sabato prossimo. Ah, quello di certo, aspettiamo tutti al Palabellina per incitarci, perché la fine del campionato si avvicina e anche la tensione si fa sempre più alta, quindi vi aspettiamo tutti al palazzetto per la conclusione di questo campionato. Il tecnico della squadra di casa quest'oggi in tribuna in quanto ha osservato un proprio turno di squalifica. Allora, vittoria di Falconara in contemporanea alla sconfitta di Arzano a Catania, questo vi favorisce forse per la conquista definitiva di un posto per i playoff? Beh, ancora ci sono diverse giornate da qui alla fine del campionato e noi abbiamo delle partite impegnative, soprattutto la parte finale del campionato ce la giochiamo con Casette e con Filottrano, quindi diciamo che ancora un po' troppo presto per dire che si è raggiunto un traguardo. La partita di stasera? Bella perché da parte nostra c'è anche il risultato, no?
Noi sappiamo che Marsala è la candidata numero uno a vincere il campionato, dovevamo difendere tanto. L'abbiamo fatto e abbiamo ottenuto 3 punti che magari all'inizio potevano essere anche insperati. Il campionato si deciderà proprio nelle fasi finali allora per la conquista del posto per i playoff? Sì, secondo me sì. Siamo troppe squadre raggruppate in un fazzoletto di punti, quindi ancora è lunga, purtroppo.